Buongiorno a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi faremo un unboxing, come ovviamente potrete vedere dal titolo, un prodotto che entra nella nostra attrezzatura, che va a sostituire la ormai datata ma gloriosa 5D Mark II. Dopo 10 anni di onorato servizio abbiamo deciso che era il momento di cambiarla con un qualcosa di più moderno. Il motivo del cambio è perché ci serviva un corpo macchina da affiancare alla 5D Mark IV per poter fare le riprese, specialmente ci serviva l'autofocus nelle riprese, cosa di cui purtroppo la Mark II era priva. Quindi abbiamo scelto questo prodotto, che è un mirrorless, quindi è più leggera e più compatta. Nei viaggi la riusciremo a portare più comodamente della 5D Mark IV, che continueremo ad usare, ma appunto abbiamo aggiunto questo nuovo corpo macchina più leggero, compatto e con ottime capacità video. Andiamo a fare l'unboxing. Ma procediamo subito con l'unboxing di questa Fujifilm X-T4. Allora, questo il pezzo forte ci dedichiamo dopo, partiamo dalle cose semplici. Troviamo un cavetto USB tipo A e USB-C, perché questa macchina si può appunto caricare tramite l'USB-C, molto comodo in viaggio e per poter utilizzare il power bank, molto bello. La batteria, che a differenza della X-T3 che abbiamo già recensito, la vedo parecchio cresciuta, mi sembra più cicciotta, più capiente. Dei ganci, sono i gancini per la tracolla. E infine la tracolla, wow, veramente bella. Penso sia realizzata in neoprene, a giudicare al tatto. È una gomma molto morbida, molto soffice, veramente bella, ben fatta. Direi tra le cinghie di serie con la macchina foto una tra le migliori che ho mai visto. Già a differenza tipo di quelle Canon, che è soltanto telina sottile senza imbottitura, questa è fatta veramente bene. Molto bella, brava Fuji. E passiamo ora invece al corpo macchina vero e proprio. Eccola qui. Andiamo a liberarci di tutto il cartone. Ed eccola qui in tutto suo splendore, Fujifilm X-T4. Allora, andiamo un po' a vedere com'è fatta. Vabbè, caratteristica delle Fuji rispetto a tutte le altre macchine a cui siamo abituati è averle ghiere fisiche come se fosse una macchina manuale. Molto bello. Utilissimo per la possibilità di poter già settare le impostazioni di scatto anche a macchina spenta e quando poi ci si presenta la scena essere già pronti. Quindi qua appunto possiamo regolare a colpo d'occhio gli ISO, i tempi di scatto e poi il diaframma, vedremo sull'obiettivo. Abbiamo qui il selettore del tipo di scatto ed è stato separato dal passaggio modalità foto e video, a differenza della X-T3 che era insieme qua, è stato messo sull'altra ghiera. Infatti, come possiamo vedere, si passa qui tra foto e video, molto bello anche questo. La possibilità anche di, cliccando il bottoncino, bloccare la ghiera per evitare di cambiare senza volere la modalità, mi piace molto. E anche la ghiera per sovrasfotto esporre fisica, anche questa mi piace molto. Accensione e spegnimento all'interno del pulsante di scatto classico, pulsante funzione, ghiera per controllare i terzi di esposizione, che è anche cliccabile, autofocus, insomma vediamo una serie di pulsanti personalizzabili, joystick per la messa a fuoco, per cambiare il punto, molto bello, sembra anche costruito bene, ben solido, pulsanti menu, troviamo qua sotto l'alloggiamento per la batteria, doppio slot per le schede SD card, molto comodo, autofocus manuale singolo continuo fisico, molto bello, sensore, vabbè, è una PSC come tutti sappiamo del mondo Fuji, stabilizzato da 26 megapixel, lucina di assistenza della messa a fuoco, pulsante aggiuntivo funzione, qua sotto troviamo il connettore per il flash esterno. Qui troviamo l'ingresso del microfono, del comando remoto e le porte HDMI mini e l'USB-C appunto per ricaricarla. Manca l'ingresso delle cuffie, ma Fuji ha
predisposto un accessorio che converte l'USB-C a cuffie, quindi si può comunque utilizzare le cuffie. Display che, a differenza dell'altro che si muoveva soltanto così, ora diventa completamente articolato a 180 gradi, quindi ci dà la possibilità anche di vloggare. Molto molto comodo. L'oculare mi sembra molto grosso, fatto bene, qui il sensore di presenza per appunto attivare il mirino elettronico da 3.6 megapixel rispetto al display, pulsante cestino, riproduzione immagini e così via. Bello il fatto che appunto si può, quando si viaggia, chiudere il display e proteggerlo da eventuali colpi, e mi piace anche molto questa texture che ha qua, che riprende anche tutto il grip della macchina. Molto carino, molto ben fatta. Non vedo l'ora di iniziare ad usare questa macchina, e specialmente per, come appunto abbiamo detto nell'introduzione del video, vedere come si comporta nell'ambito video appunto. Infatti questo weekend avremo la possibilità di andare a Roma con questa macchina e la useremo per fare qualche prima ripresa, per iniziare un po' a capire come gira. Che lente metteremo? Una lente che abbiamo comprato insieme al corpo macchina, di cui facciamo l'unboxing. 23 mm f2. Abbiamo scelto questa focale perché per il tipo di foto che facciamo, il tipo di video che facciamo, rappresenta quella più adatta alle nostre esigenze. Infatti equivale più o meno a un 35 mm, una lente street molto molto versatile, molto più di un 50 mm che per il nostro scopo è un po' troppo stretto. È un f2, quindi molto luminoso, non è stabilizzata, ma tanto lo stabilizzatore è presente sul sensore della Fuji. Andiamo ad aprire anche questa lente, troviamo un pannetto per pulirla, istruzioni, robe varie, garanzia, un paraluce piccolino, carino, l'obiettivo vero e proprio. E qua possiamo andare a togliere il tappo, che vediamo essere un 43 mm, quindi molto piccolino anche per i filtri. Spegniamo poco perché eventuali filtri sono molto compatti. E il paraluce piccolino, ma comunque ci va a proteggere un po' di eventuali flare o comunque anche colpi o ditate sulla lente frontale. Baionetta in metallo, sento anche qui che c'è una gommina, quindi la lente è tropicalizzata, non male per una lente così piccola e così leggera. E poi caratteristiche della Fuji: avere i diaframmi appunto con degli scatti molto anche belli al tatto del diaframma sulla lente. Ovviamente c'è anche la possibilità di metterlo in automatico, e il fuoco qua davanti. Unica pecca che trovo sempre negli obiettivi Fuji è la ghiera, che è montata al contrario, cioè generalmente ci troviamo ad usare molto spesso l'apertura massima ed è dalla parte opposta dell'automatico. Siamo abituati con altri brand che a fianco all'automatico c'è subito l'apertura massima, quindi F2, e poi si va a scendere, invece qua viene montato al contrario. Questione comunque di abitudine, nulla di male. Andiamo a montarlo sul corpo macchina e vediamo come si presenta. Ed eccola qui, molto molto compatta, veramente leggera. Corpo e lente pesano comunque meno che il solo corpo della nostra 5D Mark II, che questa va a sostituire. Molto ben bilanciata, una lente veramente veramente compatta. In mano sta molto bene, ma abbiamo deciso di fare un acquisto in più per avere un grip ancora migliore, che è questa staffa di ferro ben costruita, agli stessi colori e lo stesso materiale dell'impugnatura, e si va a montare qua sotto, si avvita tramite la vite del cavalletto. La cosa carina è che ci permette di comunque montare un altro cavalletto, di accedere alla batteria senza dover togliere la staffa, così come la possibilità di accesso anche agli slot di memoria. E va ad aggiungere questo grip supplementare che ci permette di impugnare molto più saldamente in modo sicuro la macchina foto, senza comunque peggiorare di troppo il peso, e protegge anche da graffi e colpi dovuti al semplicemente appoggiare la macchina sul fondo. Per questo unboxing e primo contatto con la Fuji X-T4 e il 23 mm f2 è tutto. Seguiranno sul canale appunto il primo video che gireremo a Roma con questa macchina, e poi sicuramente arriveranno altri contenuti, confronti, recensioni varie. Quindi continuate a seguirci se volete sapere di più su questo meraviglioso prodotto, che si presenta come uno tra le migliori scelte APS-C attualmente sul commercio. Un saluto da The Italian Maker.